Alfonso Dapice è il nuovo concorrente del Grande Fratello. Il giovane napoletano varcherà l'iconica Porta Rossa durante l'11ª puntata e prenderà parte alla 18ª edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. All'interno della casa più spiata d'Italia, Alfonso ritroverà Federica Petagna dopo la burrascosa rottura post Temptation Island. Scopriamo tutta la loro storia. Alfonso Dapice, classe 1999, appassionato di calcio e padel, è il direttore di un locale specializzato nell'organizzazione di eventi. Il giovane napoletano ha partecipato insieme alla sua ex compagna Federica Petagna alla 13ª edizione di Temptation Island, dove è stato uno dei protagonisti indiscussi e tra i più discussi. I comportamenti gelosi e possessivi del ragazzo dopo 8 anni di relazione con la giovane Federica hanno sollevato polemiche, ma alla fine la coppia ha deciso di lasciare il reality show insieme. A soli 2 giorni dalla fine delle riprese, però, qualcosa si è rotto. Federica è tornata a vivere dai genitori e ha iniziato a frequentare l'ex tentatore Stefano Tediosi, lasciando Alfonso in lacrime durante il loro confronto a Uomini e Donne. Alfonso Dapice è ora determinato a riconquistare Federica all'interno della casa del Grande Fratello. Alfonso Signorini ha deciso di puntare sugli ex protagonisti di Temptation Island e dopo l'ingresso di Federica Petagna è arrivata la chiamata ad Alfonso Dapice. L'ex protagonista di Temptation Island varcherà la Porta Rossa e prenderà parte alla 18ª edizione del Grande Fratello, ritrovando la sua ex nella casa più spiata d'Italia. Stando alle indiscrezioni, Alfonso avrebbe un solo obiettivo: riconquistare Federica. La ragazza, però, non ha mai negato di avere un rapporto con Stefano Tediosi al di fuori del programma. Alfonso Dapice è pronto a rimettersi in gioco in un reality con la sua ex compagna, ma dovrà fare i conti con la presenza di Stefano Tediosi nella vita di Federica. Resta connesso per tutte le ultime...